Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, amici, amici di I am Mr. Blogger Valeriani. Io voglio capire, perché i giocatori del Milan ci devono far soffrire così tanto in certe partite per poi farci godere in altre. Con le piccole facciamo schifo e poi facciamo queste imprese, ma si gode il doppio, si gode il doppio. Perché parliamo di Napoli-Milan contro tutti, contro lo schifo di Spalletti. Povero Luciano, hai perduto il big match e vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Povero Luciano, hai perduto lo scudetto. Povero Luciano, hai perduto la tua strada. Perché oggi, caro Luciano, hai fatto schifo. Dentro e fuori dal campo, insieme a Orsato, insieme a Orsato. Orsato, uno scandalo, uno scandalo, uno scandalo. Ammonizioni solo ai miei, quando Giroud gli hanno sgraffiato una gamba. Koulibaly, un rigore solare, come una casa. E quello del Napoli su Osimhen non esiste, non esiste. Perché lì è uno scontro. Tomori e Kalulu hanno annullato Victor Osimhen, lo hanno scancellato, non ha preso una palla, solo un tiro in porta in 90 minuti, parato da Maignan. Ma parliamo della partita di oggi, perché c'è da essere contenti, perché siamo stati più squadra, abbiamo lottato, abbiamo difeso, abbiamo menato. Il giusto, perché qualche botta l'abbiamo data anche noi, ma siamo stati più gruppo, l'abbiamo voluta di più, l'abbiamo voluta di più. Se giochiamo sempre così, sempre così, qualcosa si può fare, qualche cosa si può fare, che tutti quanti vogliamo per uscire dall'incubo di 7 anni che non vinciamo una ceppa. Però stasera bravi a tutti, bravi a tutti, tranne a Sale Bakers che si è mangiato un gol che facevo anch'io. Però va bene tutto, bene Junior Messias, una grande partita di Isma Benasser, di Ismael Benasser, di Isma Benasser, una partita da lacrime agli occhi, da lacrime agli occhi, da lacrime agli occhi. Ma veramente oggi un'impresa, un'impresa. Abbiamo zittito il Maradona, abbiamo zittito il Maradona, abbiamo zittito il Maradona. Ora dobbiamo proseguire con l'Empoli più importante di oggi. Con l'Empoli più importante di oggi. Povero Luciano, hai perduto lo scontro diretto. E mo, come devi fare per salvare la tua faccia? Povero Luciano. Perché oggi Luciano Spalletti ha fatto letteralmente schifo. Ha detto che doveva fare la partita della vita. Nessuno è più motivato di noi. E altro schifo. Oggi noi eravamo cazzuti, caro Luciano. Quello che oggi il tuo Napoli non era. Era più cazzuto il Maradona che ha sostenuto la squadra per tutte e 90 minuti e non tu. Comunque, oggi un'impresa. Oggi un'impresa che dà un segnale. Perché queste partite danno un segnale. Purtroppo non abbiamo ribaltato lo sconto diretto perché siamo a pari con differenza reti. E cose simili, perché 1-0 hanno vinto loro, 1-0 abbiamo vinto noi. Però moralmente è un colpo pesante che gli dai un bel gancio e gli dai un colpo che adesso devono vedere, vediamo se riescono ad assorbire. A noi finalmente una vittoria che ci dà morale, ci rimette a posto. È tornato in campo il mio zio e già stava mettendo un assist. Ma recuperiamo gli infortunati, cioè vediamo un po' di cominciare a trottare verso il sogno che io non pronuncio perché ho ancora ho i brividi. Però oggi veramente una partita meravigliosa, cioè una partita che è gagliarda, abbiamo difeso Kalulu e Tomori da lacrime agli occhi, ciao Romagnoli, con un Kalulu così può giocare Roma, può giocare Kalulu tutta la vita per quello che si è visto stasera. Perché Kalulu oggi ha fatto una partita monumentale, monumentale.
Bene anche Florenzi, a parte la munizione. Bene Calabria. Bene tutti, bene tutti. Bene tutti, ma... L'unica nota stonata, se facevamo un altro gol ero più felice, ma... Non si può avere tutto, ogni tanto bisogna... Bisogna accontentarsi, bisogna accettare la goduria. Povero Luciano, hai perduto la compagna. Povero Luciano, e mo chi ti consola? Povero Luciano, perché veramente Spalletti mi ha fatto girare il cazzo stasera. Ma perché? Perché ha fatto uno show, uno schifo, sempre fuori dall'area tecnica, a fare stalla, a protestare su ogni situazione arbitrale, come fa quell'indegno di Gasperini quando gioca col Milan e poi non parla con nessuno, con gli altri. Mo magari farà il fenomeno con me all'ultima giornata, perché mo non parla Gasperini, mo non parla, poi parlerà contro il Milan quell'indegno di Gasperini. Ecco lo schifo che vediamo in questa Serie A. Poi ribadisco, stasera sono veramente, non dico felice perché ci sono altri problemi che ci rovinano queste belle serate, ma stasera ce la siamo meritata, stasera ce la siamo andati a prendere, ce la siamo lottata e presa come andava fatto, perché io i miei polli li conosco, il Milan non ho problemi nelle grandi partite, ho problemi con le piccole. E non abbiamo ancora fatto quello scatto mentale che ci permette di completare il processo di grande squadra. Cioè io con le grandi squadre so che facciamo una buona partita, che come oggi io ero abbastanza tranquillo che avremmo fatto una buona partita, ma è con le piccole, perciò dico che l'Empoli è più importante di oggi, la prossima partita è più importante di oggi. È un mattone, ma tu devi fare il salto di qualità con le piccole per andarti a prendere un sogno e strappare lo scudetto a qualcun altro. Ma devi fare perdere meno punti possibile. A proposito, aperta e chiusa parentesi, quando la facciamo giocare Bologna-Inter, aperta e chiusa parentesi, volete farlo come bonus scudetto per qualcuno? Va bene, io non gioco più. Comunque, oggi godiamoci stasera questa vittoria. Povero Luciano, hai perduto lo scontro diretto. Povero Luciano. E quindi quello è, perché veramente oggi è una partita importante. Era uno snodo, perché oggi giocavano le altre due prime della classe, quelle che stanno davanti. Era uno scontro importante anche per fargli capire che all'andata hanno vinto per uno schifo arbitrale, e quindi abbiamo fatto capire chi è che comanda da quelle parti, perché mettere la bandierina al Maradona, e sono 2 anni consecutivi che mettiamo la bandierina al Maradona, non lo possono fare, non lo possono dirlo in tanti, perché l'anno scorso 3-1, quest'anno 1-0, e magari l'anno prossimo. Comunque, veramente contento, stanco, perché la sentivo, e andiamo avanti, perché dobbiamo coronare un sogno, chiudere un cerchio, vincere qualcosa, e sperando che queste partite diano quella consapevolezza che si può fare. Se le approcciamo come Dio comanda, come stasera, dipende tutto da noi, deve dipendere tutto da noi, non dobbiamo avere rimpianti. E questo è il mio più pensiero per questo finale di campionato. Non dobbiamo avere rimpianti. Deve dipendere da noi. Questo è. Ribadisco, oggi veramente una partita sontuosa. Sontuosa, non si può dire niente. Si può dire solo povero Luciano. Ma il resto non è che si può dire altro. Cioè, oggi dobbiamo dire a Spalletti: povero Luciano, hai perduto lo scudetto. Ma quindi questo è. Cioè, oggi dobbiamo solo cantare: povero Luciano, ma non dobbiamo fare nient'altro. Cioè, perché oggi una vittoria di palle, quelle che ogni tanto ci scordiamo.
pecchiamo di presunzione, non chiudiamo le partite, questo lo continuo a dire perché oggi Saelemaekers ha sbagliato un gol che ancora mi fa schifare a un'ora dalla partita ormai, che se fa il 2-0 cambia, la chiudi e non soffri, perché è una bella azione, partita da zio, Teo Hernandez la devi fare gol, e so già tre volte che Saelemaekers sbaglia i gol, e mi sta cominciando a girare il cazzo. Però, a parte questo, oggi è un'impresa. Quindi oggi, veramente, chapeau a tutti. Chapeau a tutti. E quindi, posso dedicarmi, e questo è un argomento serio, lancio anche un appello, ringrazio Luventino Mascherato e Alex Rastelli, che l'ex The Love is Blonde, Juventino Mascherato, che hanno accettato l'invito per la live della pace. Adesso niente più scherzi, niente più, perché vicino a noi sta succedendo il finimondo. Ribadisco, la mia è una piccola cosa in una marea di iniziative, ma io da YouTube non posso stare fermo a guardare. Quindi al mio piccolo ho deciso di fare questa live della pace. Adesso vediamo se quale giorno di questa settimana che sta entrando, perché ci sono le coppe. Insomma, non è facile chiamare a radunata youtuber di un certo peso, personaggi di un certo tipo, ma soprattutto staremo insieme per gridare no, no war. Quindi per questo non mi vedete poco sui social, perché devo chiamare, devo messaggiare, devo decidere come farla per non farla sembrare troppo noiosa, ma sarà una live per stare insieme, per solidarietà a chi sta patendo le pene dell'inferno, a chi scappa, a chi muore, perché la guerra è vicino a noi e non si può voltarsi dall'altra parte. Quindi questo è un appello a quelli che sono stati taggati di dirmi se sono disponibili oppure no, perché io poi devo decidere il giorno, l'ora e tutto quanto, che non è facile da solo mettere in piedi una live di questo tipo. Quindi chiudo questo video dicendo live for peace, perché questo per me adesso è importante, fare qualcosa per fermare questo schifo che stiamo vedendo al di là dell'Europa, perché è vicino a noi e questa guerra mi sta disgustando le vittorie del Milan, la vittoria di Bestia il trittico italiano, non dico triplete perché mi schifo, ma il trittico di vittorie italiane in MotoGP, e quello voglio fare un video sulla MotoGP perché c'è un caso Honda che è molto interessante con cui parlare, ne parlerò nei video che farò in questi giorni, ma sono concentrato, ribadisco, sulla Life for Peace. Chiunque vede questo video che è stato taggato lo sa, c'è chi già mi ha detto no, è libero di dire no, chi mi sta aspettando risposte, quindi no, chi dice no è liberissimo di dire io non la voglio fare, problemi suoi, quindi chi vuole venire dice sì, ci sono, Lorenzo, no, non ci sono, amici come prima, quindi perché qui ridiamo, tifiamo, gioiamo, ma dall'altra parte c'è chi muore, quindi non si scherza più, seri, staremo insieme, cercheremo di ridere, cercheremo di stare insieme, di tirare un po' su il morale, ma soprattutto di spiegare i motivi, perché, come, perché è veramente una cosa troppo grande per noi, ma nel mio piccolo voglio cercare di fare qualcosa per dire no war. Quindi mi chiedo scusa se non riesco a essere proprio esultante come al solito, ma c'è altro di più importante da fare. Condividete il video, like, pollicione, scrivetemi chi è stato il migliore in campo secondo voi. Per me, ritornando a Napoli-Milan, per me Isma Benasser, Giroud ha fatto gol. E se
sei riuscito a trovare il peggiore, ma credo che non ci sia nessuno. Però, se qualcosa non vi è piaciuto, a parte lo schifo di Orsato, lo schifo di Spalletti, scrivetemelo nei commenti. Ciao a tutti.